Ancora qualche minuto e quindi andiamo invece ad aprire la parentesi del basket, basket anch'esso in sofferenza, lo dicevamo prima, e facciamo il punto del movimento cestistico siciliano settimanale con il nostro Roberto Quartarone, basket catanese, la rubrica Tip-Off. Sarà l'ultimo fine settimana con un programma super ridotto per il basket siciliano? Mentre il Green Palermo ha 13 tesserati positivi al coronavirus e presenta la Fortitudo Grigento Gabriele Moncada che è di far partire i campioni nel 2021, ieri ha giocato solo l'Alma Patti. La formazione tirrenica ha disputato un'ottima partita contro Valdarno, seconda forza del girone di Serie A2, ma ha pagato un avvio negativo, perdendo per 68-71. Questo è il commento di coach Mara Buzzanca. Abbiamo fatto una partita abbastanza intensa, è stata una bellissima partita, abbiamo giocato contro la seconda in classifica e per la seconda volta abbiamo dimostrato che siamo una squadra che sta crescendo. E abbiamo chiuso con 3 punti di scarto, purtroppo abbiamo concesso un po' troppo sotto il punto di vista difensivo, sicuramente con qualche anche fischio di troppo perché le nostre, diciamo, pseudo lunghe sono uscite e quindi ci siamo trovati in una situazione abbastanza d'emergenza, una panchina molto corta perché abbiamo avuto degli infortuni in settimana Merrina e già da 3 settimane comunque Kramer e quindi ci siamo dovuti adattare, ci siamo arrangiati di come potevamo, però nonostante tutto abbiamo dimostrato che ci stiamo, che stiamo crescendo partita dopo partita. Sono abbastanza contenta, chiaramente rimango un po' rammaricata perché ci sono dei blackout che non ci possiamo concedere, soprattutto giocatrici esperte come le nostre. Il livello di attenzione deve alzarsi per poter portare a casa i 2 punti. Ecco, io credo che abbiamo avuto questi momenti di disattenzione che ci hanno penalizzato molto. Però sono abbastanza positiva, abbastanza ottimista perché comunque ho visto una squadra da 2 partite reagire e giocarsela contro squadre di, diciamo, di primo livello. E ci manca una lunga e stiamo cercando un po' in giro di trovare quella che fa il caso nostro. E sono molto contenta per quanto riguarda le giovani in campo. Ieri Coppolino ha giocato dei minuti di qualità, come sta facendo Merrina, come spero che al più presto farà anche Sara Sciammetta, che sono le nostre giovani. Si stanno comportando, diciamo, molto bene perché ieri Coppolino credo che sia stata la migliore in campo. E quindi sono molto soddisfatta di queste ragazzine che stanno crescendo, ragazzine per modo di dire, che stanno crescendo e stanno cercando di dare il loro contributo perché stanno entrando in quella mentalità che è la 2. La 2 è, diciamo che, non, che me l'aspettavo così, diciamo che è un campionato di livello. Io credo che di qua a metà campionato si capirà quali saranno le squadre che saranno di primo livello. Già abbiamo testato noi sulle nostre spalle perché abbiamo avuto una parte del campionato abbastanza dura, abbastanza difficile contro, diciamo, le prime della classifica. Parlo di La Spezia, parlo di Faenza, parlo di San Giovanni Valdarno. Il campionato è abbastanza di livello e sono molto contenta perché comunque noi ogni partita siamo sempre riusciti a dire la nostra, non abbiamo mai sfigurato e questo è una cosa molto importante. Sicuramente sarà uno scotto che bisognerà pagare per la new entry che siamo noi, però sono convinta che nel girone di ritorno ci prenderemo molte soddisfazioni. E questa era la voce, il commento di Mara Buzzanca, contenuta l'intervista nella rubrica Tip Off a cura di Roberto Quartarone, Basket Catanese.